pomeriggio qui dal campo sportivo di Sant'Agata di Puglia. Oggi è l'ultimo del giorno del mese di novembre, 30 novembre 2013. È l'Artemisium in campo che incontra in casa Lanzano 1971. Una partita che sicuramente sarà da vedere. Sentite il tifo già del Lanzano. Vediamo un po' i ragazzi qui sugli spalti. E dicevo che l'Artemisium in casa incontra, o per dire meglio, scontra Lanzano, che è primo in classifica. Quindi sarà sicuramente una grande partita, emozionante da vedere. Vediamo qui sulla destra l'Artemisium in maglietta azzurra. È Gino Magnisio che vi parla qui dal campo sportivo di Sant'Agata di Puglia. La partita inizia leggermente in ritardo, sono circa le 15, sarebbe dovuta iniziare alle 14.30, vedete già i fumogeni e il tifo. A tra poco. L'arbitro guarda l'orologio, siamo quasi pronti, e fischia l'arbitro, inizia la partita alle ore 15 circa. Ricordo che siamo al campo sportivo di Sant'Agata di Puglia, oggi è 30 novembre 2013, l'Artemisium sulla nostra destra in maglietta azzurra, mentre sulla sinistra è Lanzano 1971 con la maglietta viola. Gianluca! Gianluca! Primo tiro del Lanzano! E pericolo per la porta dell'Artemisium e primo calcio d'angolo. Dell'Artemisium. Ed è il gol dell'Artemisium. Dell'Artemisium al primo tempo. Giovanni Vivolo ci dirà chi ha segnato, in quale minuto. Abbiamo visto il gol di Ferrara al sesto minuto del primo tempo. Adesso è punizione. Sono passati ancora 10 minuti dalla partita. Rocco, calma, Rocco! Bravo Valentino! Bravo! Oh.
Vai!